regina Lollobrigida era presente oggi a Domenica Inn, 21 novembre 2021. La bellissima attrice, nonostante la veneranda età, devo dire che ancora si mantiene bene. In collegamento c'era anche Antonio Ingroia, l'attuale avvocato proprio di Gina Lollobrigida, il quale ha parlato di Gina considerandola per quello che è, ossia un'artista completa, un'artista totale, un'artista eclettica, poliedrica, veramente meravigliosa. Ha parlato anche dei suoi interessi e la stessa Gina ha parlato poco da Mara Venier, sono sincero con voi, ha parlato davvero pochissimo, però per quel poco che ha detto ha fatto sapere che vuole morire in pace, dovrebbero lasciarmi morire in pace, così avrebbe detto a Mara Venier a microfoni accesi. E poi proprio lei stessa Gina si è commossa da Mara Venier. Insomma, una Gina Lollobrigida secondo me provata, per quello che comunque ha dovuto passare o ha passato nel passato e o nel presente, che comunque considero una donna molto in gamba, sensibile, artista totale, completa, eclettica, poliedrica, che comunque non si è sottratta a far sapere le difficoltà che comunque riscontra ancora oggi, ancora nell'attuale periodo di tempo che sta a vivere. Non è una donna giovane, è ormai una donna anziana, molto anziana, ma nonostante ciò rimane pur sempre una bella donna. E ha parlato anche dell'amata madre, che ovviamente non c'è più perché è molto anziana, e avrebbe detto proprio che la madre sarebbe morta prima di lei, va bene? Detto ciò, grazie a tutti, il video termina qua, un saluto caro Alejandro, questo video non vuole ledere la privacy di Gina Lollobrigida né di Antonio Ingroia, ma solo informare eventuali persone, nasce solo per questo motivo, non per altri motivi. A voi un saluto caro e una buona serata da Alejandro, narratore italiano.